oggi facciamo 15 anni di fidanzamento. Oggi? Mi sa che mi sto dimenticando qualcosa. Sorpresa! Era il nostro anniversario, Giulia. Scusa. Buon anniversario. Ok, ciao a tutti macchiette e macchiettine e benvenuti in un altro nostro nuovo folle, come dire, video. E avete visto? Sì, mamma Giulia ha un super pacco sotto le sue mani. Vabbè, allora, innanzitutto iniziamo dall'inizio. Se qualcuno di voi non lo sapesse, ma io e papà Antonio... Oh, rullo di tamburi, oggi facciamo 15 anni di fidanzamento e come non potevo fare una super sorpresa a papà Antonio. Quindi, vabbè, facciamo così, iniziamo dal principio. Guardate un po', l'altro giorno io, Chiara e Diego abbiamo deciso che cosa regalargli, cioè il contenuto di questa super box mega galattica. Guardate. E sabato al cinema? No, mi dispiace, non ci sono. Come, perché? Perché sono a Napoli sabato alle ore 15 alla Feltrinelli Express in piazza Giuseppe Garibaldi. Ovvio, faremo un super evento. Un firmacopie, non vedo l'ora, tu ci sei? Ci sei e vai. Mi raccomando, vi aspetto anche a voi. Ok, allora, no, troppo banale. La spa proprio no, io e lui da soli, sì, 15 anni di fidanzamento, ma vorrei fare qualcosa tutti insieme. Un bel viaggio? No, poi dobbiamo partire. Vorrei qualcosa che gli rimanesse. Cane, no, ce l'ho già. Mamma mia, è più difficile di quanto pensavo e... mi sa che devo chiedere a Chiara e Diego, secondo me solo loro mi possono aiutare. Tra qualche giorno io e papà Antonio facciamo 15 anni di fidanzamento. Ragazzi, 15 anni sono importanti. Niente, devo chiedere per forza aiuto a Chiara e Diego. E Chiara, Diego, venite un attimo. Sì, arrivo. Ci sentiamo dopo, Viola, ciao. E la tisana, portala. Aspettiamo un attimo, Chiara, e ho brucia. Ah, ok, ma scusa, comunque siamo proprio mamma e figlia. Comunque, allora ragazzi, io non so se voi me lo ricordate. Io me lo ricordo. Mi stai per far rovesciare una tisana bollente sulle gambe. Va bene, quindi tra qualche giorno io e papà. Io, papà e Diego, e tu? Andiamo in vacanza. Ecco. Come solito non mi ricordate proprio. Aspetta, aspetta, sì. È il compleanno di Rosy. Il 21 di novembre. Ah! È il vostro anniversario. Brava! Che vuol dire? Che cosa vuol dire? Che io e papà facciamo? 15 anni di stare insieme. Bravissimo! Quindi, niente. Vai, 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 vai. Ok, quindi ho bisogno. Ok, secondo me le ho regalato una giacca. Così no! Un cuscino così non ti fa male il collo. No, le cuffiette. Sì, le AirPods. Sì, brava! Così almeno ti senti meglio. No. Allora, tipo. Un telefono? Ce l'ha il telefono, praticamente nuovo. L'abbiamo preso a Natale dell'anno scorso, quindi. Una bicicletta! Così va a fare... Vai in bici! Diego... Una macchina! Sì, non ha bisogno della macchina nuova. Milioni di euro. Ma poi scusami, diciamo che la macchina l'abbiamo appena portata ad aggiustare, perché forse qualcuno ha avuto la brillante idea di rompere il finestrino. Ne possiamo prendere una? Ma anche no! No! Ideona! Mamma! Mamma! Diego! Diego, state pensando quello che penso io? No, cos'è? Non lo so. Mamma, inizia con M, che non è macchina. Inizia con M, che non è macchina. E finisce con Otto, però... Mamma!
Oggi sì, però bimbi, la moto è impegnativa, devo mettere il casco. Ma la bici elettrica? 8-8 carino, sto spendendo un botto a botto. Mamma, sono super contenta quando faccio i regali. Sì, ho capito, allora. Perché continui a prendere la mia tisana? Sì, perché ho capito che regalo. Se c'è il computer, sì, no, difatti. So io dove andare, so io dove andare. Intercross. E da ieri sera che guardo il tessuto. Non lo so. Un overboard. Vabbè, niente. Ecco, nel mentre che voi chiacchierevate e io cantavo la nostra canzone Si ritorna a scuola. Sì, che ne pensate? Wow. Non lo so, aspetta. Forse arriva domani. Domani? Vabbè, niente. Arriverà domani. Vai! Vamolo! Vabbè, amici, come avete notato, è bella, azzurra, bella grande e non vedo l'ora. È arrivata quest'oggi. Sembrava quasi come se il corriere lo sapesse che non poteva arrivare tardi, quindi è arrivata, siamo praticamente soddisfatti del regalo e non vediamo l'ora che arrivi papà Antonio. Vabbè, lui è in palestra, aspettiamo che ritorni a casa e niente, io sono emozionatissima perché a parte che oggi facciamo 15 anni di fidanzamento, vabbè, ok, ma ragazzi, ma vi rendete conto? Che papà Antonio oggi, cioè questa sera, mi farà una super sorpresa. Me lo sento. Avete presente quando dite è una festa importante, non se lo può dimenticare? E a guai se lo dimentica, perché veramente saranno guai. Ma io non ci voglio credere, perché so che papà Antonio questa sera mi darà un fantastico regalo. Vabbè, intanto io vado dentro e mi vado a fare una bella tisana calda. Oggi? Mi sa che mi sto dimenticando qualcosa. Che giorno è oggi? Ho la sensazione che mi sto dimenticando qualcosa. Sì. Forse è arrivato papà. Sì, mi sa proprio di sì. Allora, tutti quanti fuori e dietro al pacco. Andiamo. Mamma! È arrivato. Dietro al pacco. Sorpresa! Sorpresa? Ma perché? Che sorpresa c'è oggi? Papà. Come oggi che festa è? Oggi è il vostro anniversario di 15 anni. Cioè, lo stai facendo apposta, vero? Dai. Dai, dai, non scherzate. Cioè, ma oggi è... Io mi sentivo che era una giornata... Non mi ricordo veramente che giorno è oggi. Cioè, mi sento che è un giorno speciale, però non... Potrebbe essere il compleanno di qualcuno. Quindi era il nostro anniversario, Giulia. Scusami, davvero. Era tutto il giorno che ci pensavo. Era l'anniversario. E noi tutto ieri che pensavamo al tuo regalo. Vabbè. Buon anniversario. E ora? Dai, mamma, torna indietro. Che poi io dico, ricordarsi una cosa. Aspettami. Non chissà che cosa. Una volta che si doveva ricordare i nostri 15 anni. Ti rendi conto che anche tu quando sarai grande farai 15 anni col tuo futuro compagno? Sì, che cosa? Mamma, si sarà dimenticato. Pensa ai bei momenti insieme a Londra, la proposta di matrimonio, la proposta dei 100.000 like in Liguria, ti ricordi? Sì, mi ricordo. Prima che ne nascessimo avete passato un sacco di bei momenti. Va bene, ok, faccio la superiore e gli faccio montare a lui tutta la moto perché se lo merita e... Papà, però non la fai una giusta. Diego, come faccio adesso a recuperare? Comunque tutto sto casino per un anniversario, dai, cioè... Cosa? Cosa?
un anniversario. È 15 anni che siamo insieme e oggi è il giorno più importante, perché 15 anni non si compiono mai. Comunque, sai che cosa ti dico? Voglio vedere la faccia che fai quando noi ti daremo il tuo regalo. Vero, Chiara? Sì. Andiamo. E portalo dentro. Oh, mamma, aspetta. Dai, su. Dentro. Vabbè, ma come faccio a portarlo io da solo dentro? Guarda quanto è grosso. Diego, dai tu una mano. Sì. Dai, Chiara, portatelo favore, dentro. No. Non ce la faccio da solo. Dai. È pesantissimo. Dentro. Ma è pesantissimo. Dai. Ma cosa mi hai regalato? Guarda. Dai. Su, che non vi fa male un po' di attività. È pesantissimo. Non mi interessa. Così impari a essere più dimenticato. Di che giorno era oggi? Dai! L'hai pure rotta, Ricky! È pesantissimo! Meno male che era andato in palestra! No, meno male che c'è Diego! Spingi, Diego! Vai, Diego! Spingi! Stanno pure rompendo le gambe! Ma è pesantissimo! Ora lo tocca a fare! Portiamolo di là! Di là! Dai! Qua! Così, ora scoprirai che cosa troviamo. Mignolo. Che cosa è successo? Mignolo contro il muro. Oh, quanto mi dispiace. Dai, comunque, grazie del pacco. Io penso che sia una TV. Una TV? Cosa ce ne facciamo? L'abbiamo appena pre... ce l'abbiamo già, ce l'abbiamo no, già. No, vero Chiara? No, non è una TV, non è una TV. No? No. Sembrava però, Sì, Vabbè, apri, cosa aspetti? Vabbè. Apri. Aspettate, mi tolgo. Sì, perché io... con questo caldo che fa. Piano, 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 piano. Oh! Com'è te? Evercross. Evercross? Non ti dicevo. Anche se devo ammettere che non te lo meriteresti affatto, però. Tanti mamma. Auguri. Aspettate, vado a prendere le forze. Brava, Chiara. Grazie, Chiara. Amici. No, le forbici, sempre aspetta, adulti. Aspetta. Gli adulti usano le forbici. Ok, vai. Ah. Chissà che l'hai fatto in pelle. Super morbidissimo. No, no ragazzi, non vedo l'ora di prenderla, di aprirla. Questa cos'è, Chiara? Papà! No, non ci credo. I parafanghi fatti in nero lucido. Dai, leva. Guarda che gomme! No! No, no, guarda le gomme! È super spaziale, ragazzi. Aspetta, Chiara, le forbici le usano gli adulti, questi qua grandi. Poi queste qua piccole, quelle che prendono dalla scuola, le usi. Oh, davvero. Questa sarà la ferramenta. Cos'è la ferramenta? La mettiamo qua, tutte le carri. No! Finiti, quella roba lì. No! La catena c'ha pure le marce. Ebbene sì. No vabbè ragazzi, ma avete fatto un super regalo. Così almeno da domani potrei andare tranquillamente in palestra senza usare la macchina. Fantastica, grazie mamma mia. Grazie, sì anche a noi. Mi dai le forbici per favore, Diego? Vabbè, ma io mi sono dimenticato. Vabbè, perché potresti rimediare. Rimedio sì, domani rimedio, ormai è tardi. Non mi interessa rimediare domani, devi ricordarti oggi. Ma non ti preoccupare, sei qua il tempo. L'ammortizzatore. Mamma, sei tu. Mamma, è fantastica. Ragazzi, sembrerebbe che ci sia anche già incorporato il super lucchettone. Ecco, questo lo spacchettiamo noi, quindi. Ok, sarà allora. Pericoloso. Intanto vediamo. No. Oh, sì, guarda, papà, guarda, c'è già anche il lucchettone. È importantissimo. Poi vediamo un po'. Una mini telecamera, no scherzo. No, questo è tipo per il cilindro. No, sono i pedali. Ok, questo dovrebbe essere un pedale. Sì, guardate. Guardiamo un po', forse, eccolo qua, l'altro pedale. Elettrica. Sì, è una bici elettrica. Ha un sacco. Se vai più veloce così.
E adesso intanto facciamogliela montare a papà e poi capiremo tutti quanti i dettagli, esatto, ok? Proprio a papà la faremo montare. Sì, vabbè, Chiara, mi sa che ci conviene non toccare le cose perché rischiamo di perdergliele. E intanto papà Antonio sta continuando lo sballaggio, perché dovete sapere che ci è arrivata super super imballata. Hanno curato tutto quanto nei minimi dettagli, guardate un po', è stata coperta completamente tutto in maniera che non si rovinasse, ragazzi. Cioè Evercross è un'azienda leader nel settore delle moto e bici elettriche, ragazzi. Cioè io penso che non potevamo fare scelta migliore, vero papà Antonio? Vero, giusto. Quindi inizia, non vedo l'ora di provarla. E intanto montiamola e poi scopriremo la prima volta che ci salirai sopra tutti, come dire, i dettagli delle bici elettriche. Oh, dimmi. Guarda cosa c'è? Una mega luce! No. Guarda papà! Fantastica. Una mega luce! Okay, no, vabbè. Rompi perché sennò poi non riesco più a montarla. No, vabbè, io la adoro. Vabbè, continuiamo. Allora, macchiette macchiettine, nel mentre che papà Antonio è di là che sta spacchettando il suo bellissimo regalo fatto da me, Chiara e Diego, per i 15 anni di anniversario, e io invece niente, ragazzi, e sono veramente alquanto delusa e arrabbiata. Ma non vi preoccupate che la vendetta sarà servita, come dire, veramente ghiacciata, e voi mi dovrete dare una mano. Ebbene sì, devo escogitare un piano di vendetta nei confronti di papà Antonio. Questa volta devo essere veramente crudele, perché questa volta l'ha veramente combinata grossa. Quindi scrivete qua sotto nei commenti secondo voi che cosa dovrei combinare a papà Antonio, perché ebbene sì, gliela devo far pagare. Vabbè, intanto pensateci e niente, ritorno là perché non voglio che mi becchi. Sì, arrivo! Macchiette macchiettine, guardate un po', finalmente questa è la bici elettrica che abbiamo preso per papà Antonio, la EK30 della Evercross. Come potete notare è semplicissimo montarla grazie alle istruzioni. Difatti ora papà Antonio terminerà di sballarla tutta e poi controllerà le istruzioni e la monterà. Mamma mia ragazzi, stavolta mamma Giulia non mi perdonerà, l'ho combinata veramente grossa a non ricordarmi che oggi facevamo 15 anni di fidanzamento. Che sbadato che sono, ma io questa mattina me lo sentivo che era una giornata importante oggi, ma con la palestra, col lavoro, con tante cose che ho avuto da fare, non mi sono ricordato. Speriamo bene. Oh Anto, dove sei? Ok, mi sono andato a lavare le mani perché mettendo il manubrio mi si erano un pochettino sporcate. Adesso mi tocca mettere la gomma. Fantastica gomma con il freno a disco. Cioè guardate ragazzi, è fantastica. Papà! Guarda che gomma, bella resistente. Con questa possiamo andare anche in spiaggia. Però mi sa che... Aspetta adesso. Ora non è proprio momento di esatto, andare in spiaggia, è vero. Però ragazzi, noi terminiamo di montarla e poi vediamo il risultato finale. Ok papà Antonio, come procede? Guarda, è facilissimo montarla, bastava solo mettere la gomma, i parafanghi, la luce, guardate che c'è già la luce. E adesso devo attaccare tutti questi spinotti. E ovviamente anche i pedali, mancavano, che li ha messi mamma Giulia. Praticamente devo attaccare questi spinotti che sono i sensori. Io ho fatto il mio dovere. Per far funzionare tutto. Sì, e che dovere? Ok, bene. Ah, è vero, c'hai ragione. Qualcuno che osserva bisogna sempre avere. Fantastica, Chiara. Chiara, mi porteresti la forbice invece di far danni? Vabbè ragazzi, papà Antonio sta finendo le ultime cose e poi finalmente potremo accenderla. Yes. E descriverla nei minimi dettagli. Ci
finito, Chiara? Comunque, papà Antonio, io te lo dico adesso e non te lo dico più. Ti sei comportato molto male con me e io te la farò pagare. E te lo dico, perché 15 anni... No, no, assolutamente no. Ricordati che mi dovrai stupire nelle prossime settimane, ok? Sì. Chiedi anche aiuto alle macchiette e macchiettine, perché tu mi dovrai stupire. Aiutatemi per fare un regalo a mamma Giulia. Eh sì, davanti a me ora, bravo, furbo. Vabbè, Chiara, Chiara, aiuterai anche tu papà Antonio? Ovvio no. Come ovvio che no? No, è un regalino alla mamma, pensiamoci, dai. Ci pensiamo, ragazzi. E vabbè, ci pensiamo insieme. Già ti ho portato il tuo regalo. Non la vuoi. Non so che fare. Top, finita. Guardate ragazzi, tutta montata. C'è pure lo stop dietro che si illumina quando freno. No, adesso io devo solo salire e andarvi a fare un bel giretto. Ma comunque, papà Antonio, prima non l'abbiamo spiegata bene nel dettaglio, ma è una moto o è una bici elettrica? È una bici elettrica, perché questa pedali, e nel momento che pedali, lei va e si inserisce elettrica. Mentre l'abbiamo ordinata, l'abbiamo letta male. Sì, quindi sicuramente. Quindi sia pedalare. Sì. Che? Quindi è una pedalata assistita? Assistita. Pedalata assistita, ok, perfetto. Ovviamente ci sono tre velocità, giusto? Dicevi papà Antonio? Tre velocità, vedi? Se non sbaglio sì, adesso la vado a provare, quindi uno, due, tre. E qua si cambiano... Segna anche i chilometri. Bene. L'orario, c'è tutto. E qua si cambiano le marce proprio come nella bici. Sì, ha fino a 7 marce, ragazzi, che ovviamente non bisogna mai toccare le marce quando la bici è... ferma, quindi bisogna sempre pedalare, perché sennò si rompe il cambio. Vabbè, io vado. Ok, ciao. Andiamo a vedere papà Antonio. Adesso papà Antonio la sta andando a provare. Oh papà Antonio! Oh, ma come sei? Veramente? Ma mettila! Papà Antonio, mettila a uno! Non metterla a tre! Ci abbiamo visto! No vabbè, Anto, Anto, non scherzare, eh! No vabbè. Ma papà, ma come ti hai visto i gambi? Ora vi ho fatto uno scherzo. Ah, ragazzi. Ok. È una forza. Tu basta che pedali pochettino, lei parte. Quindi è pedalata assistita. È fantastico. Allora, intanto macchiette e macchiettine qua sotto nel link in descrizione. Vi lasciamo il link con il nostro codice sconto da poter utilizzare se anche voi volete acquistare la bici con pedalata assistita come abbiamo regalato a papà Antonio. E ovviamente papà Antonio non ha ancora capito come si attiva la luce. Devo capire un attimo due o tre cose, perché adesso mi metto lì con calma e capisco come funziona la luce. Sì. Devo sistemare i freni. Ok. Però volevo solo provarla a vedere come andava. Ok, benissimo. Divertentissima, ragazzi. Ma dimmi un attimo, ma queste tre velocità, tu prima quale hai usato? Quella... No, vabbè, ragazzi, ma va come una scheggia a velocità 3, eh? Fantastica, veramente. Sì. Ragazzi, sono già 20 all'ora. No, vabbè, ma io vado a farmi un giro fuori nel console. Posso fa venire? Ok, niente. Allora, Chiara, prima fa un giro Diego, poi fai un giro tu e nel mentre io vado dentro perché ho bisogno di parlare con le mie macchiette e macchiettine. E invece, sempre sul sito di Evercross, anche Chiara ha la sua fantastica motoretta. Ed eccoci qua, macchiette e macchiettine. Come avete notato, anche Chiara ha deciso di andare con papà Antonio e Diego. E devo ammettere, amici, che io sono veramente, veramente tanto arrabbiata con papà Antonio. Non è tanto per il regalo in sé, ma era per il fatto che si sarebbe dovuto ricordare che oggi festeggiavamo 15 anni insieme. Però non vi preoccupate, che gliela farò veramente pagare a papà Antonio. Quindi rimanete connessi, ci vediamo domani con un prossimo video e soprattutto imparerà, anzi secondo me dopo questa, dopo quello che gli combinerò, si ricorderà per sempre questo giorno. Vabbè ragazzi, ho già in mente qualcosa, ma non ho intenzione di svelarvi nulla, non vi preoccupate che gliela farò pagare. A domani con un prossimo video. Pensa un po' quello che so.